Va bene, allora passiamo adesso a analizzare alcune applicazioni del teorema di Aaron Hall-Kennedy che abbiamo appena introdotto e dimostrato, e facciamo riferimento ad alcuni di questi meccanismi. Per esempio, prendiamo in considerazione il manovellismo di spinta. Allora, iniziamo ancora con il telaio 1, 2, 3 e 4 e vediamo come si applica il teorema di Aaron Hall-Kennedy per trovare tutti i centri di istantanea rotazione, ok? In tutte le possibili combinazioni di moto relativo di ciascun membro rispetto agli altri, ok? Prima di tutto, naturalmente dobbiamo partire da alcune informazioni, perché qualcosa dobbiamo conoscere, ma queste informazioni le ricaviamo subito dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli, va bene? Per esempio in questo caso, che è un meccanismo 3RP, abbiamo tre coppie rotoidali ed una prismatica. Allora, nella coppia rotoidale, naturalmente, dov'è il centro di istantanea rotazione del moto relativo 2-1 in questa coppia cinematica? Naturalmente coincide con il centro della coppia stessa, va bene? Quindi questo è un dato. Io indico da subito i centri assoluti con un solo pedice, P2, sarebbe P2-1, ma in realtà è un centro di istantanea rotazione assoluto e quindi indico soltanto con un pedice, va bene? Per alleggerire la rappresentazione. Abbiamo una seconda coppia cinematica che unisce i corpi 2 e 3. Va bene? Ma anche questa è del tipo rotoidale e quindi vuol dire che il centro di istantanea rotazione del moto relativo 2-3, cioè il P2-3, si trova esattamente nel centro di quella coppia rotoidale e così via per le altre. Nell'accoppiamento 3-4 ho questa coppia rotoidale e questo centro è il centro 3-4. Ho 4-3 per quanto detto prima, ma questo ormai lo do per scontato. Bene? Ecco, a questo punto dobbiamo andare a considerare il centro di istantanea rotazione nel moto di 4 rispetto ad 1. Ma come si muove 4 come corpo rigido? Le condizioni di vincolo, questo lo dovete immaginare come un vincolo bilaterale naturalmente, ecco, si muove di moto traslatorio con traiettorie rettilinee. Quindi dove si trova il centro di istantanea rotazione? Va all'infinito, è un punto improprio, ok? Quindi lo indichiamo in questo modo, questo è il P4 infinito, un punto improprio, va bene? Allora, una breve parentesi a questo proposito, perché se noi abbiamo una velocità angolare omega, come visto in generale, può essere determinata come il rapporto della velocità di un punto, velocità puntuale di un generico punto del corpo rigido, diviso la distanza tra il centro di istantanea rotazione e questo particolare punto, indichiamolo, non so, con Q, di 0Q, ok? Questo l'abbiamo dimostrato a suo tempo ed è valido in generale, va bene? Omega è dato, ripeto, dal rapporto della velocità di un punto del corpo rigido con la distanza tra il centro di istantanea rotazione e il punto stesso. Nel momento in cui questa distanza tende all'infinito, ovviamente, come conseguenza, la velocità angolare istantanea va a zero. Quindi, come vedete, quando ho una velocità angolare uguale a zero, questa è associata ad un centro di istantanea rotazione improprio, cioè che si trova all'infinito. Ma se noi ricordiamo il teorema sulle velocità, che dice che la velocità di B è uguale alla velocità di A più la velocità di B rispetto ad A
e questa può essere ulteriormente esplicitata come la VDA più omega vettor AB, l'abbiamo vista ed applicata anche, quando questa omega va a zero, come il caso del parallelogramma articolato che ricorderete, questo termine scompare e quindi la velocità di B è uguale alla velocità di A. Questa è una caratteristica dell'atto di moto traslatorio. Ma ora abbiamo aggiunto un'ulteriore informazione, perché l'atto di moto traslatorio si verifica quando il centro di istantanea rotazione va all'infinito. Quindi, come capite bene, il membro 4, cioè il pistone di questo manovellismo, non cambia di orientamento, perché si muove sempre in questo modo. Non cambiando di orientamento, la sua velocità angolare è uguale a zero, il suo centro di istantanea rotazione è all'infinito. Va bene? Quindi, come vedete, noi abbiamo una informazione per ogni coppia cinematica che costituisce il nostro meccanismo. Va bene? Abbiamo una, due, tre e quattro coppie cinematiche, per cui conosciamo a priori i centri di istantanea rotazione di queste coppie cinematiche. E questo è il punto di partenza nell'applicazione del teorema di Kelvin. Ok? In particolare, per l'analisi cinematica di questo meccanismo, ci interessa sapere il centro di istantanea rotazione del moto assoluto della biella, perché in questo meccanismo è l'unico corpo rigido che ha questo movimento di rototraslazione, quindi di generico moto piano. Possiamo dare, se volete, anche una forma leggermente più vicina a quella che è la realizzazione pratica. Vogliamo il centro di istantanea rotazione di 3. Per la verità, qui potremmo ottenere questo risultato anche soltanto applicando il teorema di Charles, perché noi conosciamo, questo punto coincide con A0, questo punto coincide con A e questo punto coincide con B. Quindi noi conosciamo dalle caratteristiche dei vincoli la traiettoria del punto B e la traiettoria del punto A. Quindi, applicando il teorema di Chiasso, possiamo trovare il centro di istantanea rotazione del membro 3, ma lo possiamo ricavare anche applicando il teorema di Kennedy. Quindi partiamo da questo caso più semplice. Va bene? La normale a questa traiettoria, la normale a quest'altra traiettoria. Questo punto è il P3 assoluto, cioè il centro di istantanea rotazione del moto assoluto della biella blu 3 rispetto appunto al telaio. Come vedete, sono rispettate due condizioni di allineamento, perché il P3 può essere ottenuto come allineamento con il P2 e il P2-3 e ancora come allineamento con il P4 e il P3-4. Quali sono queste due rette che rappresentano queste due condizioni di allineamento dettate dall'applicazione del teorema di Aronson-Kennedy? Una rete è questa, per la seconda condizione, e l'altra rete è questa per la prima condizione. Ovviamente il risultato coincide con quello ottenuto col teorema di Charles. Va bene? E già così noi potremmo effettuare agevolmente l'analisi delle velocità. Però, volendo dire qualcosa in più, noi potremmo essere interessati, ma questo riguarda più aspetti progettazione dei meccanismi, alla determinazione di tutti i possibili centri di istantanea rotazione in tutte le combinazioni possibili. È evidente che questo non è facile, magari qui ci arriviamo lo stesso, per meccanismi con un numero di membri più alto il discorso diventa più complicato, quindi dobbiamo disporre di una qualche formula che sia un po' più potente e diretta. La formula è la seguente, che deriva dal calcolo combinatorio, quindi nk, ricorderete che è uguale ad n fattoriale
diviso k fattoriale per n meno k fattoriale, dove n rappresenta il numero di membri e k gli accoppiamenti, ma k in questo caso è uguale a 2, va bene? Questa può essere, nel caso specifico, scritta in questo modo, anzi la applichiamo subito. Per esempio, in questo caso abbiamo 4 membri, quindi 4 membri significa che abbiamo 4 per 3 per 2 al numeratore, al denominatore abbiamo 2, per n meno k quindi sarebbe ancora per 2 fattoriale, giusto? Sarebbe 4 meno 2 fattoriale che è 2, va bene? Quindi 4 e 4 si semplifica, questo è uguale a 6, quindi dal calcolo combinatorio noi possiamo dire che abbiamo 6 possibili centri di istantanea rotazione nei vari accoppiamenti possibili, ok? Andiamo a vedere quali sono. E qui ne abbiamo già 1, 2, 3, 4 e 5, quindi ne manca uno solo, il sesto. Il centro di istantanea rotazione che manca in questo conteggio è quello che fa riferimento al moto relativo di 2 rispetto a 4, va bene? Perché abbiamo 2 rispetto a 3, ci manca 2 rispetto a 4, questo è l'unico che manca. Andiamo a vedere come lo possiamo ricavare. P2,4, andiamo a ricavare col teorema di Kennedy. Vedete che per determinare P2,4 col teorema di Chasles non ne vengo fuori, ok? Quindi vedete che è uno strumento sicuramente più potente rispetto a quello del teorema di Chasles. P2,4, devo andare a trovare tutte le altre combinazioni, condizioni di allineamento che ci possono portare, che ci devono portare a determinare il P2,4. Va bene? E allora posso considerare il P4, che in questo caso è il punto improprio, ma non fa differenza, e il P2. Ok? Quindi 2,4, 4,1, 2,1. Quindi sono tre corpi rigidi, sono 2, 4 e 1, come da dimostrazione, sono sempre tre corpi rigidi. E vale a considerare il centro di istantanea rotazione di 1 rispetto a 2, di 2 rispetto a 3, di 3 rispetto a 1. Tenendo conto del fatto che questi sono uguali, praticamente io ne ho 3 per tre corpi rigidi, nei moti relativi tra loro. Bene, quindi questa è la prima condizione di allineamento. Ma una retta non è sufficiente, io devo individuare un punto, quindi mi servono due rette non sovrapposte, mi serve un'altra condizione di allineamento. L'altra condizione di allineamento che include P2,4, che è l'incognita, è la seguente. P2,4 vado a considerare il P2,3, quindi i corpi in considerazione questa volta sono 2, 3 e 4, 2, 3 e 4. 2, 3, 3, 4 e 2, 4. Va bene? Quindi qui che cosa ci manca? Ci manca il 3, 4. Questa è la seconda condizione di allineamento, come applicazione del teorema di Kennedy. Adesso andiamo a mettere in pratica queste due condizioni di allineamento, cioè vado a tracciare queste due rette al fine di individuare per intersezione il centro di istantanea rotazione nel moto relativo tra la manovella e il pistone, ok? Allora, la prima condizione, c'è un P2 che conosco e c'è un P4 che è improprio. Siccome tutte le rette parallele si intersecano nello stesso punto improprio, devo considerare questa parallela passante per 2, giusto? Che vuol dire che ho un allineamento con P2,4. Ci siete? Questa corrisponde, questa retta, alla rappresentazione della prima condizione di allineamento. Andiamo a considerare la seconda. La seconda, io ho il P3,4 che è questo,
il P2-3 è questo, l'allineamento vuol dire considerare questa retta. Alla fine ho ricavato questo punto che è il P2-4, cioè il centro di istantanea rotazione nel moto relativo tra manovella e pistone. E ora li ho tutti, sono sicuro di averli tutti, perché questa formula dal calcolo combinatorio mi dice che sono 6 e li ho determinati tutti e 6. Ok? Va bene, andiamo a considerare un'altra applicazione. Un'altra applicazione, consideriamo per esempio questo meccanismo che include la coppia superiore, cioè il meccanismo a carica. Lo disegno nuovamente qui. Posso schematizzare in questo modo, quindi abbiamo 1 che è il telaio, 2 la camma, membro movente, andiamo con 3 la punteria e per esempio con 4 il rullo. Va bene? Allora abbiamo anche verificato che questo meccanismo in generale presenta 2 gradi di libertà. L'abbiamo verificata con l'applicazione della formula del Grubler. Bene, questo meccanismo diventa ad un solo grado di libertà nell'ipotesi in cui io ho un contatto di puro arrotolamento tra la camma e il rullo. Va bene? Ed è questa un'ipotesi che noi andiamo a considerare così da analizzare un meccanismo ad un solo grado di libertà. Quindi partiamo da questa informazione. Contatto di puro arrotolamento vuol dire che il centro di istantanea rotazione nel moto relativo tra camma e rullo cade nel punto di contatto, no? Non essendoci, per ipotesi, velocità di strisciamento. Ma questo l'ho indicato con 2 e questo con 4. Quindi questo è il P2-4. Va bene? Come fatto prima, andiamo ad individuare gli altri centri di istantanea rotazione che derivano dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli. Va bene? Qui ho una coppia prismatica. Vedete che il membro 3, cioè quest'asta della punteria, chiaramente non può fare altro che traslare, perché è vincolata da una coppia prismatica. Per cui il centro di istantanea rotazione cade ancora una volta all'infinito. Ma in quale direzione? In direzione perpendicolare alla velocità relativa. Il vettore velocità relativa deve essere per forza questo, e quindi sulla perpendicolare vuol dire che il centro di istantanea rotazione 3 è in questa direzione, 3 in proprio, ok? Cioè perpendicolare all'asse della punteria. Va bene? Qui ho una coppia logoidale e quindi naturalmente qui cade il centro di istantanea rotazione relativo 3-4, va bene, e ancora in quest'altra coppia logoidale io ho il centro di istantanea rotazione 2 nel modo assoluto, perché ho una cerniera fissa in quel caso, va bene? Questo è ciò che conosco a priori. Allora, il moto della camma come moto rigido è un moto puramente rotatorio intorno a questo punto, perché esiste un punto fisso. Il moto della punteria, dell'asta della punteria, è un moto di pura traslazione, e quindi il centro di traslazione sta all'infinito. Diciamo l'unico corpo rigido di questo meccanismo che ha un moto
piano generico è proprio il rullo. Quindi in realtà sono interessato in particolare a determinare il centro di istantanea rotazione nel moto assoluto del rullo rispetto al telaio 1. Va bene? Vediamo come possiamo fare. Quindi la nostra incognita principale è rappresentata dal P4. Quindi devo trovare due condizioni di allineamento indipendenti tra loro, tali da giungere appunto alla determinazione del P4, cioè il centro di istantanea rotazione del rullo nel suo moto assoluto rispetto al telaio. Ok? Capite bene che questo rullo trasla sopra e sotto in quanto vincolato alla punteria da questa cerniera e poi rotola in quanto rotola sul profilo della canna, quindi il suo moto è di rotazione e traslazione, giusto? Pertanto il centro di istantanea rotazione va individuato, è una combinazione di rotazione e traslazione. Allora, il 4 è allineato con il P2, allineato con il P2-4. Questa è una prima condizione che possiamo subito rappresentare. Devo congiungere questi due punti. Ma ancora io posso scrivere che il P4 deve essere allineato con il P3, che è un punto improprio, e con il P3-4. Va bene? P3, P3, 4, tutte le rette orizzontali, per come è rappresentato il meccanismo, si intersecano, diciamo così, nello stesso punto e proprio, all'infinito. E questo naturalmente vale anche per questa retta. Giusto? Quindi questa retta corrisponde alla seconda condizione di allineamento. Queste due rette si intersecano in questo punto che è quello che stavamo cercando, cioè il centro di istantanea rotazione del moto assoluto del rullo, come combinazione di questa traslazione verticale e della rotazione intorno a questo asse. Va bene? A questo punto potremmo anche rapidamente effettuare un'analisi delle velocità per capire, diciamo, la potenza del metodo. Ok? Supponiamo che sia assegnata la velocità angolare istantanea, ma solitamente costante, della camma, dell'albora camme. Come ricavare la velocità istantanea della punteria? Per capire bene che in questo caso la punteria sta salendo, no? Mi trovo in una fase di salita, ok? Poiché questo meccanismo, come detto prima, consente di trasformare un moto rotatorio in un moto rettilineo alternativo secondo una particolare legge che è associata al profilo della gamba, alla sagoma, al profilo. Bene, in particolare posso fa riferimento alla velocità di questo punto appartenente, ritenuto appartenente al membro 2, questa è la velocità del punto di contatto ritenuto appartenente alla gamma. Siccome la gamma ruota intorno a P con 2, questa è omega 2, questa velocità naturalmente è uguale a omega 2 per P2, P2-4, cioè per questa distanza. Va bene? Però ometto qualche passaggio banale intermedio, puntiamo direttamente alla rappresentazione e visualizzazione dei vettori velocità di interesse per quanto riguarda l'analisi delle velocità. Ok? È naturale che qui, siccome questo punto è il centro di istantanea rotazione del moto relativo, perché sono partito dall'ipotesi di puro rotolamento, la velocità relativa qui è 0. Quindi la velocità rappresentata da questo vettore di questo punto ritenuto appartenente alla gamma è identica alla velocità dello stesso punto ritenuto appartenente all'altro corpo, cioè al rullo. Giusto?
proprio perché noi abbiamo ipotizzato sin dall'inizio di avere qui un contatto di quello rotolamento. E siccome questa, ripeto, è la velocità anche di questo punto del rullo, il cui centro di istantanea rotazione è il P4, posso facilmente ricavare la velocità angolare istantanea del rullo, che la rappresento in questo modo. Questa è la omega 4. Basta dividere questo vettore velocità per questa distanza rispetto al centro di istantanea rotazione P4 e risalire alla omega 4 istantanea. Va bene? Altro punto di interesse è naturalmente questa cerniera di collegamento rullo-asta-pulperia. Se io moltiplico l'omega 4 per la distanza P4-P34, ricavo, moltiplico anche vettorialmente, ricavo la velocità, che è questa, che è la velocità istantanea di salita della pulperia. Quindi vedete come in maniera molto semplice, molto rapida, io posso subito visualizzare i vettori velocità di tutti i punti del meccanismo. E i punti di interesse, ma ne posso considerare qualsiasi altro, e diciamo ottenere il risultato in maniera altrettanto agevole. Va bene? Ok. Ritorniamo un attimo a un caso un po' più complicato che non considereremo nella sua completezza per quanto riguarda i centri di istantanea rotazione, perché ci interessa poco ai fini di questo corso di meccanica applicata alle macchine, però quantomeno per effettuare l'analisi delle velocità è utile ricavare i centri di istantanea rotazione almeno assoluti dei rispettivi corpi che lo costituiscono. Proviamo ad applicare Kennedy a questo meccanismo. Allora, seguiamo lo stesso approccio, quindi qui abbiamo il P2, in questa cerniera abbiamo il P2-3, in quest'altra cerniera abbiamo il P3-5, ancora qui è presente il P3-4, il P4 è all'infinito in questa direzione, qui abbiamo il P5-6 e il P6 è all'infinito in questa direzione. Se volessimo applicare quanto detto prima a proposito dei centri di istantanea rotazione, ci accorgiamo subito che da questa formuletta, il calcolo combinatorio, abbiamo un n fattoriale, che è un numero abbastanza grande, perché ora n fattoriale n è 6, perché questo meccanismo è costituito da 6 corpi rigidi, quindi avrei 6 per 5 per 4 per 3 per 2 al numeratore. Al denominatore sto applicando questa relazione, ho un k fattoriale, k è sempre 2, perché il centro di istantanea rotazione riguarda due corpi, quindi la coppia cinematica, quindi qui ho soltanto 2, 2 per n meno k, ma n è 6, quindi 6 meno 2 è 4, 4 fattoriale, va bene? Quindi per 4, per 3 e per 2, va bene? Qui ho 4 per 3 per 2, semplifico, 4 per 3 per 2 e rimane che questo è uguale a 15. Quindi sono 15 in totale tutti i possibili centri di istantanea rotazione nei vari accoppiamenti possibili. Sono 15. Va bene? Allora, dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli noi ne conosciamo quanti? Io li ho già rappresentati, vedete, con il colore rosa. Sono 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Quindi ne mancano ancora 8 da determinare. Siamo interessati a tutti questi 8? Nell'analisi cinematica no. Può essere utile per considerazioni più spinte riguardanti la progettazione dei meccanismi, ma non è questo il caso. Quantomeno però siamo interessati a cosa? Ai centri assoluti, per definire i rispettivi campi vettoriali di velocità di ciascun corpo rigido che costituisce il meccanismo. Va bene? Allora, membro 2, lo conosco, questo è P2. Del membro 4, lo conosco, questo è P4, in modo assoluto. Va bene? Del membro 6, lo conosco, eccolo qua. Che cosa mi manca? Mi manca il centro di 3 e il centro di 5, che infatti sono le due bielle, la biella madre e la bielletta di questo particolare manovellismo. Va bene? E quindi quantomeno devo andare a ricavare quelli per poter, ripeto, visualizzare e calcolare le velocità dei punti di interesse e le velocità angolari di tutti i corpi che costituiscono il meccanismo, piuttosto che gli altri 8. Quindi di questi 8 dobbiamo ricavarne almeno 2. Allora, uno è banale, ma è banale perché lo abbiamo già fatto. Lo abbiamo già fatto, se guardiamo qui sulla lavagna, a proposito del manovellismo di spinta che riguarda la biella madre, io ho ricavato il P3, ok? Con queste due condizioni di allineamento, questo discorso lo possiamo riapplicare identico al caso di quell'altro manovellismo. Se voi guardate la parte in basso del meccanismo è praticamente identica a questa, no? Cioè sarebbe il manovellismo principale, va bene? Quindi il P3 lo possiamo ricavare subito, comunque applicando per esempio il teorema di Kennedy, ed otteniamo questo allineamento, per cui ottengo questo punto, che è il centro di istantanea rotazione, che è il centro di istantanea rotazione del membro 3. Va bene? Dove è che andiamo avanti, quindi aggiungiamo qualcosa di nuovo? Nella determinazione del P5, va bene? A me interessa anche il P5, cioè il centro di istantanea rotazione della bielletta del manovellismo. Quindi P5 è uguale a, o meglio, è ricavabile da queste due condizioni di allineamento. Per esempio, P3-5 e P3 che ho appena determinato, questo l'ho appena ricavato, quindi lo conosco. Ancora, il P5 posso considerarlo allineato con il P6 del punto improprio e con il P5-6. Bene, andiamo quindi a rappresentare questi due allineamenti con due rette, come abbiamo fatto fino ad ora. Allora, P3-5 e P3, questo è il 3-5 e questo è il P3. Ed ho questa retta per la prima condizione di allineamento. Per quanto riguarda la seconda, io ho un P6 infinito in quale direzione? In questa direzione, che è perpendicolare alla traiettoria del piede di biella, o meglio del piede di bielletta, giusto? Che è questa, perpendicolare e passante per il P5-6, che è proprio questo punto. Quindi vado a rappresentare questa seconda condizione di allineamento per intersezione, ottengo questo punto che è quello che cercavo, cioè il P5 nel modo assoluto.
come preannunciato, questi due centri di istantanea rotazione sono assolutamente sufficienti per eseguire in maniera agevole l'analisi delle velocità. Questi vettori velocità, siccome ormai siamo diventati bravi, li possiamo rappresentare velocemente, i conti sappiamo come svilupparli, e quindi se questa fosse, proseguo con colori diversi anche se il disegno naturalmente si complica, ma utilizzando colori diversi dovrei riuscire comunque a spiegarmi. Quindi se questa è omega 2, un solo grado di libertà, quindi omega 2, ovviamente questo ha un significato fisico, potrei dare come input un'altra velocità, naturalmente dal punto di vista teorico sarebbe comunque una cosa sensata, un po' meno sensata dal punto di vista pratico, applicativo, no? Perché l'albero motore è questo nelle applicazioni. Quindi facciamo riferimento a questa situazione, assegniamo l'omega 2, questo è sufficiente perché il meccanismo abbiamo dimostrato essere ad un solo grado di libertà, e quindi vado veloce. Vado veloce perché la velocità di questo punto, anche perché stiamo considerando la velocità, quindi dobbiamo andare veloci per forza, questa è la velocità istantanea di questo punto, e questa è la velocità istantanea del pistone, giusto? Come la ricavo? Dividendo questa velocità per la distanza con il rispettivo centro di istantanea rotazione, che è T3, e quindi qui ho una omega 3. Omega 3 per la distanza I3, I3-4, cioè il piede della biella madre, ricavo questo vettore. Va bene? Quindi se voi focalizzate l'attenzione sulla biella madre, vedete che i vettori velocità, come sempre, girano intorno al rispettivo centro di istantanea rotazione nel moto assoluto, che è il P3. Vedete, questi due vettori rossi girano intorno al P3. Perché? Perché abbiamo dimostrato e detto più volte che il campo vettoriale è circolare intorno al polo della velocità. Ma questo non è vero soltanto per 3, è vero anche per 2. Perché vedete che questo vettore gira intorno al suo P2. Ok? Questo è vero per 4, perché questi vettori sono tutti paralleli. Se vado a prendere questo punto del pistone, avrà come vettore velocità lo stesso. Sono tutti paralleli e quindi perpendicolari al rispettivo centro di istantanea rotazione, in questo caso un punto improprio. Va bene? Quindi nel meccanismo abbiamo una sovrapposizione dei campi vettoriali delle velocità in questo caso. Perché? Perché il meccanismo è un sistema di corpi rigidi, per cui per ciascuno di essi abbiamo un campo vettoriale delle velocità in maniera analoga un campo vettoriale delle accelerazioni. Ok? E qui lo vediamo. Non è finita qui perché noi abbiamo anche 5. E allora, siccome questo punto è l'elemento di giunzione e la coppia cinematica che collega la bielletta alla biella madre, chiaramente è un punto significativo, perché appartiene ad entrambi, al membro 3 e al membro 5. Quindi posso ricavare quest'altro vettore velocità, e anch'esso, come vedete, gira intorno a 3, perché anche tale punto appartiene a 3, ma non solo questo, mi consente anche di ricavare la velocità angolare istantanea di 5, che è questa, facendo questa volta riferimento al P5, perché ora sto considerando il moto del membro 5, cioè della bielletta. Noto omega 5, posso ricavare la velocità di questo punto. E quindi ho rappresentato i vettori velocità di tutti i punti significativi del meccanismo e ho anche le velocità angolari istantanee di ognuno di essi. Allora il membro 2, Manuela, sta ruotando in senso orario. Il membro 3, Biella, istantaneamente sta ruotando in senso antiorario perché il suo orientamento sta cambiando in questo modo. Ok? Ci siete? Sta cambiando in questo modo. E quindi giustamente l'omega 3 è antiorario,
Il pistone sta traslando in questa direzione perché il suo centro di istantanea rotazione è all'infinito. La bielletta 5 sta anch'essa ruotando in senso antiorario e l'altro pistone scende. Quindi vedete che mentre la manovella ruota, per esempio in senso orario come ipotizzato, questo pistone si sposta, diciamo, in fase di compressione e l'altro scende. Uno sale e uno scende, ok? Quindi vedete che ci avviciniamo a quello che è, per esempio, il funzionamento di un motore a V, ok? Ma non è solo quella l'applicazione. Le applicazioni possono essere tante, anche nel caso delle macchine operatrici, tipo pompe, compressori, volumetrici, o nel caso, per esempio, di macchine automatiche, ok? O anche per altre applicazioni, terreni, veicoli, eccetera. Vabbè.